è Sara da Radio Vostok, in collegamento con Patrizia Cecconi, presidentessa dell'Associazione del Mare. Ciao Patrizia. Ciao Sara. Dove ti trovi in questi giorni? Dunque, sono tornata nella striscia di Gaza, sono stata qualche giorno in Cisgiordania e passare il border è stato niente di, come dire, di entusiasmante, niente di gratificante, vale a dire che mi sono trovata davanti a una porta chiusa per 68 minuti e nessun problema per me, nel senso che avevo un libro, avevo delle cose da fare, quindi penso sempre in questi casi a chi è meno fortunato di me e quindi magari deve andare dall'altra parte per un motivo particolarmente serio, e 68 minuti possono essere una vita in certi casi. Comunque, a parte questo, sono stata insomma qualche giorno in Cisgiordania, dovevo incontrare delle persone, sono andata a visitare alcune case nel campo di Daesh e vabbè, diciamo la vita così della Palestina autentica, quella che a me interessa, e poi sono tornata di nuovo qui, perché tu sai che qui tengo un corso di italiano parlato, che è un modo come un altro per tentare di scavalcare, almeno a livello virtuale, questo maledetto assedio, no? E tra qualche settimana questi ragazzi che mi stanno seguendo saranno in grado di parlare via Skype, via WhatsApp, insomma con tutti i sistemi che la rete, ringraziando Dio, mette a disposizione, finché c'è l'elettricità che gli consente ovviamente di poter parlare, e potranno quindi parlare con amici italiani, e questo è un modo per essere meno isolati. Molti di loro comunque parlano inglese, quindi non è che hanno bisogno della lingua italiana come lingua veicolare, però amano molto gli italiani, almeno quegli italiani solidali che loro conoscono e che spesso considerano essere un vasto campione dell'Italia, mentre noi sappiamo che non è vero, che purtroppo c'è una grande parte dell'Italia che è così, ha una mente intorbitita dalla falsa narrazione dei media mainstream, e quindi più che amici della Palestina sono amici dei loro, tra virgolette, cugini, no? E che non ci interessa che siano palestinesi o israeliani nel senso di, come dire, nel senso di persone, ma nel senso che se dall'altra parte ci sono i sionisti, sappiamo benissimo che il sionismo è assolutamente la negazione anche nella pratica di quelli che sono i diritti umani. Quindi a noi non piace questa Italia, ma loro sono convinti che sia veramente minoritaria. E che dire, non è che gli vogliamo togliere questa illusione, però insomma è carino sapere che loro si sentono comunque di avere amici dall'altra parte del mare, e noi facciamo in modo che tra un po' di giorni anche questi riescano a parlare nella nostra lingua. Quindi sono tornata per riprendere il mio corso, e in particolare questa sera sono andata a visitare un campo profughi qui a Gaza. Dunque, come già dicevo in altre trasmissioni, la striscia di Gaza non è un monolite tutto uguale, non è tutta distruzione. Per fortuna c'è una grande spinta da parte dei palestinesi che vivono a Gaza, una grande spinta vitale, e quindi fanno quel che possono per non lasciarsi assolutamente sopraffare dalla situazione dovuta all'assedio, dovuta all'occupazione oltre che all'assedio, eccetera. E quindi la striscia di Gaza non è assolutamente tutta distruzione. Gaza City in modo particolare devo dire che è una cittadina molto carina, e presto farò un servizio esclusivamente su Gaza City, però ci sono le periferie, ci sono angoli diciamo particolarmente devastati, e questa sera sono andata in un campo profughi, il campo profughi di El Shatte, non so se lo pronuncio bene, che tradotto in inglese più o meno è beach camp, nel senso che sta sul mare, e è molto 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 povero, è molto vitale ma molto povero, e questa povertà, una cosa che mi faceva veramente un pochino sorridere e piacere, questa povertà che rende tutto sempre un po' cupo, no? Cioè la povertà non ha colori, la povertà
molto spesso è fango, e infatti qui ci sono molte strade piene di fango, e spesso è degrado. Bene, in questo campo moltissime case sono affrescate, e quindi ci sono così questi graffiti anche molto belli e questi colori che danno un tocco di vita a questa che in realtà poi è una vita molto povera. Mi sono fermata a parlare sono stata invitata, insomma, a prendere un caffè, come succede regolarmente qui, e anche se donna, però ero accompagnata da un uomo palestinese, ovviamente, e sono stata invitata da questo gruppo di uomini di diverse famiglie, i vicini di casa, diremmo noi, no? E che hanno cominciato a farmi domande. In realtà volevo essere io a fare domande a loro, ma praticamente le loro domande erano un po' interessanti, e devo dire che qui vedono pochissimi internazionali, e quando ne vedono uno, soprattutto uno con la pelle limpidamente bianca come la mia, che a me non piace, ma a loro piace molto, si accorgono subito che vieni dall'Europa, e quindi cominciano a chiederti. La richiesta principale di questa sera, ma che è la stessa di ieri sera mentre ero in un locale a Gaza a mangiare una knafa, che è il dolce più buono che possa esistere, o che mi viene fatta in genere, la domanda è: cosa pensi di noi? Credi davvero quello che dicono di noi? Ecco, questa cosa che può sembrare banale, invece da una parte fa tristezza, perché significa che loro sanno bene le bugie che il mondo dice sul loro conto. E quindi ti chiedo regolarmente: cos'è che pensi di loro? Cosa penso? Penso che siano una popolazione in tutta la Palestina, non soltanto Gaza. A Gaza è più evidente per la situazione particolarmente pesante dovuta all'assedio, ma in tutta la Palestina cos'è che si pensa? È quello che vedi, cioè sono un popolo incredibilmente ospitale, incredibilmente aperto e direi affettuoso. E poi, per quel che riguarda Gaza, di pregiudizi ce ne stanno veramente tantissimi, ma proprio tanti, tanti, tanti. È chiaro che c'è un partito integralista al governo, e quindi che cosa ti aspetti? Che si vada in giro in bikini? No, scordatelo. Però io vi mostrerò delle foto di negozi in cui si vendono anche i bikini, che poi magari si mettono in casa. Si mettono soltanto tra donne, come per le feste di matrimonio, in cui tutta la parte femminile è vestita con grandissima eleganza, molto spesso con grandi scollature, però all'interno della parte femminile ci piace, non ci piace, è la loro cultura, e quindi non ci fa nessun male. E poi, se vogliamo fare un discorso di liberazione femminile e così via, lo possiamo benissimo fare, ma è su un altro piano, è su un altro piano, e deve tener conto del contesto. Quindi a me in questo momento, diciamo, questo discorso non interessa. Torniamo a loro, appunto, alla loro domanda: cosa pensi di noi? E poi, dopo il cosa pensi di noi, mi chiedono cosa pensano in Italia di noi. Ma voi lo sapete che noi vogliamo la pace, ma voi lo sapete che noi vogliamo essere liberi, ma lo sanno i tuoi concittadini che cosa ci fa Israele? Lo sanno i tuoi concittadini? Sono domande che mi sono state fatte questa sera, e molte, ripeto, sono simili a quelle dei giorni passati. E lo sanno che ci privano di tutto. Lo sanno che qui l'acqua è salata. A proposito di acqua salata, non ne ho mai parlato, ma qui non ci si può lavare neanche la faccia. La faccia sì, te la puoi lavare, ma dopo te la sciacqui con acqua dolce, se no ti rimane la pelle un po' rinsecchita. E non si può lavare né i denti né la faccia a Gaza City, in una situazione tra l'altro abbastanza privilegiata come quella in cui mi trovo io, perché è acqua di mare. Ma non acqua di mare, è acqua proprio di mare. È acqua salata, abbondantissimamente salata, e ovviamente non è così pochi chilometri più in là. Sai, la striscia di Gaza è larga 10 chilometri nella parte più ampia e 4 nella parte più stretta. Ecco, oltre quei 4 chilometri, oltre quei 10 chilometri, c'è Israele, che ovviamente non beve acqua salata. Questo per spiegarci. E allora mi dicono: lo sanno che noi abbiamo l'elettricità 3 ore al giorno, e che abbiamo soltanto l'acqua salata, e che abbiamo l'acqua comunque razionata, eccetera, eccetera. E io che cosa devo rispondere? La verità.
I nostri media mainstream sono tutti addomesticati dalla narrativa sionista, questa è la verità. E comunque, questa sera, dopo questa lunga conversazione in cui ho preso un po' di informazioni a mia volta di questo campo, da chi è abitato, molti sono profughi che vengono dal 48, una delle persone con la quale stavo parlando questa sera viene da Lidda. Lidda è uno dei 431, se non ricordo male, villaggi distrutti, schiacciati, demoliti dagli israeliani nel 1948. E loro si sentono sempre originari del luogo in cui sono nati loro o i loro genitori o in qualche caso i loro nonni, perché qui è una ingiustizia che va avanti da quasi 70 anni e quindi è abbastanza normale che per molti di loro la Nakba è vissuta nel racconto dei loro genitori o dei loro nonni, e in questo racconto c'è il sogno di quello che era la loro terra. E quindi se la portano avanti sempre col discorso della chiave, che è simbolica ed è il desiderio che un giorno la giustizia faccia il suo corso e che loro possano tornare nelle loro case, anche se poi molte di queste non ci sono più. E niente, questa sera praticamente, ecco, mi sono fatta una serata di racconti. Ricordi che venivano da quello che sentivano in famiglia e di richiesta di dire in Italia che loro sono un popolo che vuole la giustizia, che vuole la pace e che non può più vivere chiuso dentro una scatola, perché di questo si tratta. La scatola può essere anche ampia, no? Non più di tanto, perché insomma sono 40 km di lunghezza per 10 come massimo di larghezza, ma in una scatola fosse anche di 100 km non si può vivere. Quando ti avvicini al border, senti che lì c'è chi è pronto a spararti soltanto così, anche per sfizio qualche volta. E comunque, noi siamo un paese che crede nella libertà, perciò non possiamo certo sostenere il paese che invece conculca la libertà dei palestinesi. Noi non possiamo, ma noi sappiamo che il nostro governo purtroppo lo fa. Cerchiamo di fare del nostro meglio per far capire qual è la situazione reale. Più tardi vi manderò le foto di oggi pomeriggio. Se vuoi farmi qualche domanda più specifica, sono qui per risponderti. Se no, la mia giornata nella Gaza, come dire, quotidiana, ecco, è questa. Sara. Sì, più che altro volevo chiederti come sta procedendo il corso di lingua italiana, cioè quali. Certo, allora, il corso di italiano sta andando. E non sono moltissimi i ragazzi che frequentano, perché in realtà all'inizio dovevano essere tantissimi, ma io chiedevo che venissero soprattutto quelli che non hanno una lingua veicolare, cioè un'altra lingua, cioè l'inglese. E comunque, insomma, poi alla fine sono una quindicina, che va bene, sono una quindicina, stanno seguendo, si divertono molto, devo dire, per qualcuno è un grande divertimento. E comunque a distanza di quant'è? Non sono passate ancora 2 settimane, sono in grado di formulare frasi, simulare situazioni di tipo così teatrale, insomma, una parola grossa, ma comunque fare dei giochi di ruolo e raccontare quello che stanno facendo in italiano, con tanti errori ovviamente. Ma riescono già a comunicare e quindi diciamo il corso ha un senso e non vedono l'ora di riuscire a parlare con qualche italiano. L'ho detto, non si può fare prima di un mese e mezzo, e ho anche detto loro che potranno essere intervistati dalla vostra radio, e quindi sono sempre molto frizzanti su questa cosa. Ogni tanto mi chiedono, con grossi errori sempre, mi chiedono quando parliamo alla radio, Patrizia, quando parliamo alla radio. Ovviamente il quando parliamo alla radio non è chiesto in questo modo, ma più o meno come alla radio parliamo, alla radio quando, e io quando riuscirete a formulare bene una frase che dalla radio possano, come dire, non solo capirla, ma anche interloquire con voi, e finisce sempre con una grande risata.
il corso sta andando. Il senso di questo corso, come ho detto altre volte, è anche di tipo psicologico, è proprio quello di dire, appunto, lo dicevo anche all'inizio, possiamo saltare virtualmente l'assedio in attesa di riuscire a saltarlo per davvero, anzi ad abbatterlo, e abbiamo la possibilità di dire che Israele, come non può spegnere il sole, infatti una delle cose di cui parlavo sono anche gli impianti fotovoltaici, no? In una trasmissione precedente, quelli di Sunshine for Palestine, e come non può spegnere il sole, non può neanche negarci la possibilità di apprendere l'italiano. Ecco, e quindi è il senso che Israele non è onnipotente. Questa è un po' la cosa che gli dà anche una certa carica. Ok? Ok. Allora, Sara, se non hai domande da farmi, di qualunque tipo, insomma, io chiuderei qua. E altrimenti dimmi tu, sono qui per rispondere. Va benissimo così, poi magari domani con Andrea continuate con il vostro Va percorso. benissimo. Ok, Va bene, grazie. Sara. Allora ti saluto, ti auguro una buona serata, ti ringrazio, saluto tutti gli ascoltatori. Ciao. Grazie, ciao.